Si terrà giovedì 28 ottobre a Capaccio Pestum l'iniziativa di McDonald's Le giornate insieme a te per l'ambiente, dedicata alla lotta al fenomeno sempre più attuale del littering, ovvero l'abbandono dei rifiuti nell'ambiente, resa possibile grazie alla preziosa collaborazione con il comune che ha patrocinato il progetto con Sarim, Legambiente Pestum, GeoTrek Pestum e il liceo scientifico Giovan Battista Piranesi. L'evento è aperto a tutti i cittadini che potranno unirsi ai dipendenti dei ristoranti McDonald's coinvolti in prima persona nella pulizia del nuovo lungomare. L'appuntamento per chiunque voglia dare il proprio contributo è previsto per le ore 10 presso Contrada Laura, ex Via dei Lidi. La bellezza, l'igiene, la pulizia, il decoro siano essenziali per una città e quindi noi lavoriamo per questo tutti i giorni, ma c'è bisogno di sensibilizzare. Le giornate come queste di oggi servono a far capire che c'è gente che si impegna, spende il suo tempo per raccogliere quello che altri hanno buttato e per farli vergognare. Quindi questo è il gesto di oggi, è un gesto di educazione e quando l'educazione è di tutti è un gesto di civiltà. Bisogna coinvolgere tutti i cittadini, soprattutto le generazioni, quelle più giovani, perché il seme del rispetto dell'ambiente va messo da piccoli. Pestum è un gioiello nel mondo dell'italianità perché abbiamo gli scavi che sono i migliori, i meglio conservati. E poi c'è da dire un altro aspetto, c'è già una sensibilità. Noi siamo aziende, siamo istituzioni, ma siamo innanzitutto delle persone, degli uomini, delle donne che con buona volontà, senza secondi fini, cercano di portare avanti questa promozione di sensibilizzazione, perché sennò ai nostri, come dire, figli, nipoti, potremmo lasciare un'immensa pattumiera. Il pianeta è questo, dobbiamo preservarlo, dobbiamo sensibilizzare tutti quanti nel rispetto dell'ambiente, nell'anti-littering. Per esempio, noi come McDonald's già da anni non usiamo più imballi di plastiche, i nostri fornitori devono sottostare a dei capitolati internazionali molto rigidi, abbiamo degli accordi anche con i consorzi di smaltimento che sono estremamente rigidi nella loro essenza, per dire. Però è tutto un coacervo di iniziative e di persone di buona volontà che devono partecipare e l'iniziativa di oggi serve a questo, a poter dare questo messaggio di volontà di preservare il nostro ambiente, i nostri territori. In questo caso, con questa iniziativa che è partita da Milano a giugno scorso, il progetto riguardava 100 città italiane. Noi per la nostra parte addirittura abbiamo avuto un consenso da parte di 5 comuni e ci hanno dato la disponibilità e questo ci inorgoglisce perché evidentemente veniamo percepiti anche come soggetti attivi nel sociale. Siamo molto contenti di aver trovato questa ulteriore partnership sul territorio per ripulire purtroppo quello che altri sporcano. È un'operazione di sensibilizzazione, si aggiunge McDonald's ad altre due associazioni partner anche di McDonald's in questa operazione che sono GeoTrek e Legambiente che già da anni partecipano con delle giornate dedicate alla pulizia del territorio. È per noi molto importante che McDonald's abbia scelto questo territorio perché ci fa capire quello che Pestum, Capaccio Pestum, rappresenta per il territorio della nostra provincia.